Questo è un sacco interessante, a parte che poi al di fuori dell'Italia ci sono diversi studi che integrano già la TSS con la CBT, però è una cosa interessante, mi è fatto venire in mente uno studio di Jeff Young, il direttore del Bowerry Center in Australia, che aveva notato che nelle corrispettive delle ASL australiane c'era un forte dropout, un 40% di dropout, proprio legato al fatto che loro da protocollo iniziavano con la somministrazione di tutta una serie di una batteria di test, sostanzialmente, che durava per 3 sedute. E ovviamente si perdevano molte persone perché la prima persona viene con non necessariamente un'urgenza, ma anche un'urgenza, però un bisogno particolare, e magari anche la prima volta non ha mai approcciato a un servizio di psicoterapia, e quindi il suo primo impatto è con, ok, compila questi questionari, compila questi nodi, dimmi cosa vedi in queste figure, eccetera, e si perde il tipo di. Si perde, c'è un problema proprio a livello di relazione. Tu hai notato per caso se il fatto di introdurre, quindi di iniziare con la TSS, iniziare con, ok, definiamo qual è l'obiettivo, qual è la tua priorità, poi mi interessa anche capire un po' se le guidi tu verso delle priorità o se ti fai guidare da loro, però al di là di questo hai notato dei benefici dal punto di vista proprio della relazione con loro? Tantissimo, perché fin dal primo colloquio vedi proprio quella sintonia, la sintonia nel definire e anche loro sentirsi parte attiva, se vogliamo, dell'intervento, quindi mettersi in gioco e soprattutto mettersi in discussione fin dall'inizio. La cosa bella della qualità della relazione che secondo me cambia è che, come dicevi tu, c'è una differenza da fare, no? Tra quando la persona viene, magari già il suo motivo della richiesta è fammi una valutazione cognitiva, fammi una valutazione per capire, per esempio nel DSA, no? Nel DSA c'è tutta una procedura diversa, dove noi comunque dobbiamo somministrare una serie di strumenti di test per andare a valutare, a verificare se è presente o meno un disturbo specifico dell'apprendimento. Verso invece la persona che ti dice: guarda, io ho problematiche relazionali con gli altri, io non riesco ad avere una buona autostima, io voglio lavorare su questo, eccetera. Allora tu fin da lì, anche quando ti mette tanti pezzi, devi cercare di mettere ordine. E la relazione, secondo me, è funzionale nel momento in cui tu ti metti al servizio della persona e ti metti insieme a lei, facendo delle domande aperte, cercando appunto di capire qual è il suo punto di vista rispetto a queste diverse problematiche, lasciandogli fin dall'inizio, secondo me, la porta aperta. A me quello che mi è piaciuto tanto della terapia a seduta singola è questo ribadire lasciamo la porta aperta, lasciamo la porta aperta. È questo che apre nella relazione. Lasciare la porta aperta non solo per le successive sedute, per affrontare le diverse problematiche, ma una porta aperta che tu già con il tuo atteggiamento, con la tua predisposizione, con le tue domande assumi di fronte alla persona che hai davanti. Lei lo deve sentire empaticamente che tu lasci quella porta aperta e che già non introduci, per esempio, un giudizio, un etichettamento, perché spesso le persone arrivano già con delle etichette. Io sono così, io ho questo disturbo, io sono, e già si etichettano abbastanza. Quindi già iniziare a dire: ok, sospendiamo un attimo le etichette per adesso e cerchiamo di capire che significato dai, per esempio, a questo problema, così come lo stai vivendo, eccetera, eccetera, cercare di capire come già l'hai affrontato, quali sono state le cose che hai già fatto per affrontarlo, che hanno funzionato, che non hanno funzionato, eccetera, eccetera, orienta. E la persona si sente parte attiva nell'esplorazione del suo problema, non si sente parte passiva dove sono io, terapeuta, che le dico il tuo problema è questo. Allora sicuramente perché è successo questo, è successo quell'altro, partendo con delle interpretazioni dove il paziente è passivo e io invece sono colei che insomma le dà una serie di indicazioni, eccetera. Quindi secondo me la cosa bella nell'integrazione è che si coglie di più non partendo subito con i test, ma partendo subito invece con un approccio un po' come fa la TSS, aiuta tantissimo a costruirla fin dal primo colloquio, fin dal primo incontro che forse ancora possiamo dire dalla prima telefonata, quando già iniziamo ad entrare, ad esplorare il problema della persona e capire se anche noi siamo le persone giuste, facendo capire che anche noi ci mettiamo in discussione fin dal primo contatto, no? Quindi secondo me questi sono dei punti centrali, che ne pensi? Li sai che li condivido appieno, no? Per me
Prima viene la persona, c'era questo capitolo interessante che parlava dei fattori comuni all'interno di un libro e diceva: ci siamo dimenticati un fattore che è la persona, che è il fattore Centralità della principale. persona. E a proposito sempre di questo, di centralità, hai detto anche un'altra cosa in quel vocale. Quello qua, questo è un vocale di un minuto. Peraltro, dove un minuto mi Spesso si dicevi. manda i vocali, possiamo dirlo, quindi Sì. ci prendiamo sempre. Sì, è bello che so, un vocale dove in un minuto mi dici che io ti ho fatto le proposte, le interviste, dice guarda, no, per questo no, perché papà, e nei 30 secondi successivi mi hai detto una serie di cose su cui tu dici, ho fatto fantastico, qua c'è un'intervista e mezzo in realtà da farci su. E una cosa, sempre rispetto a questo che avevi detto, e che connetto a una cosina che abbiamo detto prima, è il fatto che la TSS ti permette anche di poi orientare le strategie. A me questo piace molto perché i protocolli sono utili, però appunto mettiamo al centro la persona, orientiamo le strategie, aggiustiamo anche i protocolli o abbandoniamoli quando necessario per non dimenticarci che di fronte abbiamo Marta, Marco, Mario e tutte persone con la M. Vabbè. Quindi ti volevo chiedere un po' come orienti le strategie, anche connesso a una cosa che hai detto proprio all'inizio, cioè hai detto mi stanno arrivando persone per esempio con problemi di autostima e hai citato altro. Quindi due domande in una: quali tipi di problematiche stai vedendo di più in questo frangente col campione di persone che arrivano da te, e in che modo orienti le strategie utilizzando anche la TSS e ovviamente prima ancora il tuo expertise? Allora, sicuramente come ti dicevo, la maggior parte sono persone molto sensibili, molto fragili e comunque hanno difficoltà nelle relazioni con gli altri, quindi hanno difficoltà soprattutto nell'accettazione, quindi accettazione di sé, e infatti spesso arrivano con una bassissima autostima e vogliono lavorare per cercare di, per esempio, chi con i colleghi, chi per esempio con il proprio partner, chi invece con familiari molto spesso comunicare in maniera diversa per riuscire a iniziare a farsi sentire. Sono spesso persone che hanno uno stile comunicativo molto passivo, introverse, chiuse, molto inibite proprio a livello sociale, relazionale. Ecco perché a livello strategico io una parte integrante che ho integrato all'interno della mia terapia anche il training alle abilità sociali assertive e comunicative. Io lavoro tanto e faccio anche tanti video di divulgazione sulla comunicazione efficace, Bellissimi. che per me è, se possiamo dire, forse la base da cui poter partire quando una persona vuole migliorare le proprie qualità relazionali, vuole cercare anche di sviluppare l'assertività, di sentirsi più efficace nella costruzione delle relazioni. Tra l'altro, il training alle abilità sociali e anche alla comunicazione efficace io lo faccio anche con i genitori nei percorsi di parent training, perché spesso il problema è comunicativo in famiglia. Quindi una delle strategie principali che utilizzo è tutto questo training. Però prima ancora di fare questo, io dedico una buona parte, come ti dicevo, alla psicoeducazione. Quindi facciamo proprio come vuole la terapia cognitiva comportamentale standard, l'ABC, ovvero identificare quali sono le situazioni attivanti, quali sono i pensieri dannosi che in quel momento stanno comunque interferendo con la qualità di vita della persona e quali sono le emozioni e i comportamenti che ne conseguono poi in base a come loro si sentono. E poi facciamo tutto il lavoro di ristrutturazione cognitiva su questi pensieri negativi per arrivare ad una ristrutturazione più efficace di questi contenuti di pensiero. Una volta fatto questo, poi subito dopo iniziamo con il training legato alle abilità comunicative. Ed effettivamente io noto il cambiamento, noto che queste persone iniziano poi a sperimentarsi nelle relazioni, iniziano a prendere fiducia nelle loro competenze e capacità ed iniziano a vedere i primi miglioramenti. E poi la cosa bella è che io do anche degli esercizi, degli homework, così come prescrive la stessa TSS, alla fine di ogni incontro io prescrivo una serie di attività, di esercizi che loro devono fare durante la settimana. Nel caso in cui, per esempio, prendiamo la comunicazione efficace, do delle schede dove loro si devono allenare, per esempio, con l'utilizzo del messaggio io, come praticare l'ascolto attivo,
Oppure ancora come eliminare all'interno di alcune conversazioni i cosiddetti tu che attaccano l'altro quando parte invece la parte un pochino più provocatoria, aggressiva, di rabbia nei confronti delle altre persone. Ed è bello perché io vedo il cambiamento che avviene esattamente tra una seduta e un'altra nella settimana in cui la persona si trova a fare gli esercizi, in cui si trova anche a riflettere. A volte sono soltanto delle domande di riflessione, cioè delle domande che magari abbiamo già visto nella nostra seduta, ma che io gli do di nuovo a casa, sotto forma proprio di domande aperte, in cui la persona può riflettere tra una seduta e un'altra su quelle domande. E spesso quello che capita è che all'interno della seduta magari non gli sono venute in mente tutte le cose per rispondere a quella domanda. E quindi darle come compito settimanale per poterci riflettere su, escono fuori un sacco di altre cose che io poi vado a riprendere all'inizio di ogni altra seduta e diventa un'occasione bellissima di confronto, di condivisione e anche di scoperta di nuovi punti di forza e di risorse della persona. Ecco che lì poi tu puoi far leva su quei punti di forza, su come lei è riuscita non solo a identificare altri aspetti, ma anche come è riuscita a mettere in pratica queste cose, e sui punti di debolezza ci si continua a lavorare insieme. È bello perché tu vedi il cambiamento, Certo. è questo che veramente dobbiamo comunicare, no? Con i nostri interventi, far capire che è un percorso che produce dei cambiamenti significativi quando ci mettiamo in gioco insieme. Sia il terapeuta che la persona che ti chiede aiuto.